In today's economy, cash flow is tight and families are held captive to high interest rate credit card debt. What people don't realize is how they structure their current mortgage can significantly reduce these problems. At Churchill Mortgage, you'll get a free analysis and learn how to eliminate credit card interest rates, lower bills, and start taking control of your budget. Get started at churchillmortgage.com. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Review sul vostro canale cristiano Parole di Vita. Siamo molto felici oggi perché insieme scopriremo un modo meraviglioso in cui Dio sta muovendo e usando un gruppo di ragazzi, diciamo di giovani, di suoi figli, ad operare, ad evangelizzare con un'idea meravigliosa, straordinaria, innovativa, nuova, che comporta anche una sorta di attenzione diversa, raggiunge con maggiore efficacia anche con lo strumento efficace che tra poco vi svelerò, tante persone nuove che incuriosite si avvicinano, ascoltano, vedono e possono ricevere il messaggio semplice dell'Evangelo che raggiunge i cuori. E ricordiamo sempre lo scopo principale per cui noi predichiamo è proprio raggiungere i cuori e portare l'Evangelo, che è la soluzione, la chiave di svolta alle diverse difficoltà che un uomo si trova ad affrontare nella vita. Quando sei senza il Signore, non puoi capire l'importanza e la soluzione che esso arreca alla tua vita, e soltanto scoprendo, anche attraverso le testimonianze, anche attraverso la predicazione, scoprendo nuovi modi per accedere a questa meravigliosa opportunità, potrai scoprire, capire quanto bisogno c'è nel tuo cuore, nella tua vita, di incontrare Gesù Cristo. Oggi, ancora una volta, vi testimonieremo e mi racconteremo il modo in cui lo fanno i nostri amici, capitanati dal loro leader e fondatore. Mi sto riferendo al gruppo di Lavoriamo per Gesù con Sandro Iaccarino collegato con noi. Ma prima di tutto, come ogni mattina facciamo, prima di addentrarci al centro della nostra chiacchierata di oggi, prendiamo insieme un buon caffè, il caffè biblico. Cari amici del Caffè Biblico, buongiorno. Desidero in questa mattina raccontare la testimonianza di un detenuto che ho incontrato nel carcere di Viterbo, e il quale, vedendo gli altri detenuti appunto venire all'incontro che ho settimanalmente con loro, li vedeva gioiosi, contenti di quello che avevano vissuto. E da lì, incuriosito, ha cominciato a scrivermi delle mail per conoscere di più di cosa si trattasse, di quello che facevamo in questo incontro. E la prima cosa che gli ho scritto appunto è quella di cominciare a leggere la Bibbia. E dopo diverse mail che ci siamo scambiati, è venuto all'incontro e la prima cosa che mi ha detto: pastore, da quando leggo la Bibbia sono contento, qualcosa sta cambiando dentro il mio cuore. E l'apostolo Paolo afferma proprio questo nella lettera ai Filippesi al capitolo 4 dal verso 11: non lo dico perché mi trovo nel bisogno, poiché ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ed ecco che Paolo afferma che ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. Ecco, ho imparato ad essere contento, ma non solo ad essere contento, ma di poterlo essere nello stato in cui mi trovo. E qual è
Il segreto. Il segreto è quello di fondare la nostra visione della vita sul fatto che Cristo Gesù è sufficiente. Infatti la gioia, la contentezza è il risultato di un cuore, di una mente che è arresa alla volontà di Dio, a prescindere dalle situazioni in cui ci troviamo, dove le cose che dobbiamo affrontare. Non tutti hanno vissuto in un carcere, come sia questo ragazzo, come sia anche l'Apostolo Paolo, ma ha imparato ad essere nell'abbondanza, nella carestia, ma ha imparato ad essere contento in questo stato, perché appunto non scaturisce la contentezza dalle circostanze della vita, ma sul fondare la nostra vita su Cristo Gesù. Ecco che la soddisfazione può e deve essere fondata sulla nostra unione con Cristo. Quando Gesù diventa il centro della nostra vita, quello che noi desideriamo, quindi lo conosciamo per quello che è e quanto sia meraviglioso, perché la parola di Dio ci dice che Lui è tutto, è più prezioso dell'argento, è più costoso dell'oro, è più bello di ogni diamante, è che nulla è paragonabile a Lui, allora il nostro modo di vedere le circostanze e la misura della nostra soddisfazione saranno completamente trasformati. Io sono contento nello stato in cui mi trovo perché Gesù è con me. E Paolo conclude: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E Dio ci benedica. Amen. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica è proprio la capacità di riuscire a vivere in ogni circostanza con soltanto l'aiuto che proviene dal nostro Signore. Diceva bene Paolo ai Filippesi, grazie al nostro pastore che del caffè biblico che ci ha sollecitato, ecco, già ha già aperto le nostre meditazioni e le nostre riflessioni con uno spunto meraviglioso. Intanto, come già detto in apertura e annunciato abbondantemente già dal nostro canale, dai nostri social, abbiamo oggi la possibilità di presentarvi un'opera evangelistica. Ci sono tante opere evangelistiche che Dio chiama nella nostra Italia, questa è una di quelle. L'opera evangelistica chiamata Stiamo lavorando per Gesù oggi è presentata e descritta dal suo fondatore e ideatore, il nostro carissimo missionario Sandro Iaccarino. Vediamo. Eccolo qui. Pace e buongiorno Sandro, benvenuto. Pace a te, buongiorno. Perdonatemi, ho avuto qualche difficoltà sulla linea, ho dovuto molto cambiare velocemente fare lo spostamento delle mie cose. Spero che tutto sia un po' controllo. Noi ti vediamo bene, ti sentiamo bene. Pace a voi, Dio vi benedica. Noi ti vediamo bene. Mi sentite bene? Benissimo. Sì, ti vediamo bene, ti sentiamo bene, vediamo anche una serie di... sembra essere in una scuola guida, nell'aula di una scuola guida, una cosa del genere. Grosso modo sì, è il nostro piccolo ufficio dove da qui partono un poco tutti i vari progetti, le idee, i tempi di preghiera che Dio ci sta accompagnando per pianificare soprattutto quello che deve venire nei prossimi anni a Dio piacendo. Alleluia. Ringrazio prima di ogni cosa la direzione, lo studio, soprattutto il fratello Michele Cesare per questa opportunità, che sappiamo che è un'opportunità che Dio ci sta donando e possa essere per noi un bene per l'opera di Dio, e noi vogliamo stare dove Dio vuole che noi. Amen. Dobbiamo contribuire ed essere al servizio dei fratelli. Amen, amen. Allora, prima di addentrarci all'interno delle varie attività, delle tante domande che abbiamo, Sandro, da farti, così per scoprire che cosa fate nella fattispecie, continuiamo a tenere alta l'aspettativa guardando un video di introduzione dell'opera Stiamo lavorando per Gesù. Prego. Stiamo lavorando per Gesù e Lui sta...
sta chiamando proprio te. Fermati un istante, fai una sosta per pensare a chi ha bisogno di Cristo Gesù. Vieni insieme a noi, lavoreremo per Gesù il Signore. Vieni per le strade, portiamo anime a Lui, a tutto il mondo noi proclameremo chi è Gesù il Signore, che è l'unica via, la vita e la verità. Stiamo lavorando per Gesù. Stiamo lavorando per Gesù. Anche se la strada sarà stretta ed in salita, Dio camminerà davanti a noi. Se lo invocheremo, Lui risponderà dal cielo e sarà la nostra guida. Vieni insieme a noi, lavoreremo per Gesù il Signore. Vieni per le strade, portiamo anime a Lui, a tutto il mondo noi proclameremo chi è Gesù il Signore, che è l'unica via, la vita e la verità. Stiamo lavorando per Gesù, stiamo lavorando per Gesù, stiamo lavorando per Gesù. Per pensare a chi ha bisogno di Cristo Gesù. Vieni insieme a noi, lavoreremo per Gesù il Signore. Vieni per le strade, portiamo anime a Lui, a tutto il mondo noi proclameremo chi è Gesù il Signore, che è l'unica via, la vita e la verità. Stiamo lavorando per Gesù. Stiamo lavorando per Gesù. Anche se la strada sarà stretta ed in salita, Dio camminerà davanti a noi. Se lo invocheremo, Lui risponderà dal cielo e sarà la nostra guida. Vieni insieme a noi, lavoreremo per Gesù il Signore. Vieni per le strade, portiamo anime a Lui, a tutto il mondo noi proclameremo chi è Gesù il Signore, che è l'unica via, la vita e la verità. Stiamo lavorando per Gesù.
stiamo lavorando per Gesù. Stiamo lavorando per Gesù. Hi all, this is Chef Mark with Johnny's Italian Steakhouse inviting you to come in and try one of our fan favorites, the Steak de Burgo. It's pan-seared so we can render all that flavor to create a beautiful, velvety, smooth garlic sauce with fresh herbs and cream. The de Burgo is served with our Johnny's Fresh Baked Focaccia Bread, homemade, our house salad, and if you don't have any plans already, stop on in or call and make a reservation because we would love to give you a standing ovation with every performance. Johnny's Italian Steakhouse, Village Point Shopping Center, Omaha. Oh Sandro, quanto siete forti all'opera, tra le strade, tra la gente, poi abbiamo visto anche in tempi diciamo di pandemia, fronteggiare con pacchi alimentari la povertà, vi abbiamo visto, intravisto in Perù, infatti sono tutte le cose di cui parleremo oggi. Innanzitutto vorrei chiederti da dove nasce quest'idea, cioè l'utilizzo di segnali stradali per predicare la parola, straordinario, geniale, meraviglioso. Parlaci un po' di questa idea da dove è nata e come sei riuscito a portarla avanti. Ok, allora una piccola domanda perché voglio capire se è un problema mio, perché vi vedo un po' a tratti, la mia voce è costante, continua, sì, sì, senza noi ti problemi. Vediamo bene, sì, noi ti vediamo bene, probabilmente qualche difficoltà di connessione con il tuo dispositivo, ma noi ti vediamo bene, quindi puoi proseguire tranquillamente. Ok, allora, il nostro progetto è nato circa 11-12 anni fa, questo progetto della segnaletica è nato tutto per la strada, dove una sera in particolare nel rientrare a casa e già ero impegnato come sempre da anni nelle attività evangelistiche, ma ci fu una sera particolare mentre rientravo a casa, vidi dei giovani, come noi li chiamiamo, considerato il popolo della notte, i giovani della notte, che erano lì fermi sotto a questo palo indicatore che è un segnale stradale, quindi l'omino che lavora. E fortemente nel mio cuore lo Spirito Santo mi indicò e disse: devi lavorare per questi giovani e farlo in una maniera differente. E io mi facevo delle domande chiedendomi: ma in che modo? Già lo faccio, già sono attivo da tanti, ma cosa mi stai chiedendo? E per un momento mi soffermai, fermai quei ragazzi, iniziai ad evangelizzarli, ma quando li salutai e li lasciai, vidi da lontano questa scena, loro sotto a un segnale stradale. E da lì iniziò una sorta di piccola crisi e mi chiedevo cosa potesse significare in quel momento una parola così forte nel mio cuore. E allora lì iniziai a ragionarci un po' su, visto che nell'ambito grafico, tipografico, ci sono stato per anni e mi chiedevo come questo segnale potesse relazionarsi all'attività evangelistica. Da lì iniziai a ragionarci un po' su, pregandoci, chiedendo al Signore perché quel segnale aveva lasciato un segno nel mio cuore. E da lì, da qualche giorno, iniziai a tirare fuori un po' proprio la segnaletica stradale, quindi il codice della strada. E noi sappiamo, chi non conosce il codice della strada oggi, vero? I bambini, gli adulti, i giovani, i ragazzi, tutti conoscono il codice della strada. In pratica, ora in corso, si è aperto un mondo incredibile. Iniziai a tirare fuori da Google tutti quelli che sono i codici della strada, quindi i vari segnali. E da lì a poco, man mano, per un anno circa intero, ho iniziato a strutturare questo progetto con un linguaggio iconografico, perché è un linguaggio veloce. Noi siamo in una generazione chiamata un po' la generazione della velocità, dove non puoi fermarti a raccontare un attimo tre pagine della tua storia, ma a volte i giovani hanno bisogno di essere fermati per pochi secondi, dagli un messaggio e scappare via, perché chi prende la metro, chi sta in bici, chi nella macchina, e spesso non si riescono a creare delle relazioni un po' più costanti. Allora, quando siamo per strada,
A volte proprio il messaggio della segnaletica diventa un messaggio veloce d'impatto e rimane nella memoria di chi l'ascolta. Allora da lì a poco inizia a lavorare su tanti segnali, quelli un po' più, lavorando su circa 53 segnali, iniziai a tirare fuori che per ogni segnale ci fosse necessario aggiungere e collegare un messaggio biblico correlato al messaggio. Quindi allo stop c'è un messaggio biblico, quindi al dare precedenza deve esserci sicuramente nella Bibbia un passaggio dove spiega che bisogna dare precedenza a Dio nelle proprie scelte. Quindi da questo è nato tutto un lavoro durato un anno, creato un progetto vero e proprio, quindi sfruttando la segnaletica, sfruttando un codice già nella nostra, chi non rispetta le regole del codice della strada, ahimè, ci sono delle infrazioni, sono delle multe che si pagano e ci sono a volte anche delle conseguenze ancora più atroci, come quello di poter investire un pedone e di ritrovarsi sicuramente anche ad imbattersi in problemi legali. Quindi lo Stato promuove in una maniera incredibile e noi come associazione abbiamo pensato di abbracciare questo nuovo linguaggio che è il codice della strada, dove attraverso di esso abbiamo abbinato, collegato dei versetti biblici e poi dove vi spiegherò, facendo una piccola simulazione, come noi scendiamo per strada, come usiamo la segnaletica. Abbiamo dei cartelli a grandezza naturale, ma abbiamo anche dei cartelli piccoli, che anche in questo vi spiegherò come vengono usati sia per le chiese, per una parabola, per raccontare la propria storia personale. Quindi la segnaletica stradale è un mondo che non finisce, è incredibile. Il linguaggio è ampio, è di rapida comprensione. Quando i giovani oggi si fermano e aprono questo opuscolo, hanno davanti a loro dei colori, già dei messaggi preimpostati dalla società. Noi invece ne facciamo un duplice messaggio, dove all'interno di questo codice della strada c'è un codice etico, codice morale, e infine col verso biblico in realtà gli trasferiamo un codice biblico, quindi un codice spirituale. Infatti questo progetto è basato fondamentalmente sulla parola di Dio. Io credo una cosa, che questo sia uno spunto di incoraggiamento per tante chiese, missioni, missionari, attività evangelistiche. Noi oggi non dobbiamo inventarci nient'altro, perché tutto ciò che ci è stato dato è la parola di Dio, è lo strumento che cambierà questa generazione, la parola di Dio. Va bene se c'è uno strumento a nostra disposizione, se c'è un linguaggio nuovo che possa caratterizzare l'attenzione dei nostri ragazzi e dei giovani, va bene, ma guai a noi se togliamo il messaggio dalla parola o il messaggio della parola di Dio da tutti gli strumenti che noi usiamo. Quindi crediamo fondamentalmente che non dobbiamo inventarci più nulla, perché Gesù ha pensato ad ogni cosa. Infatti spesso dico, racconto questo passaggio, sempre quando era sulla terra tra Gerusalemme e Israele, parlava in metafore, in parabole, in similitudini, e Gesù stesso prendeva l'albero per poter fare un'applicazione. Gesù prendeva il mare, lo chiamava all'attenzione, parlava del seme, parlava della tempesta, parlava degli animali. Parlava di tutto ciò che lo circondava, pur di raggiungere quella generazione che era di bassa cultura, ma Gesù era attento affinché ognuno poteva ricevere e comprendere il messaggio del Vangelo. E spesso, magari in una maniera sorridente, a volte ho detto: chissà se a quei tempi c'erano i segnali stradali, molto probabilmente alcune delle sue predicazioni Gesù ne faceva un'applicazione, prendeva un segnale e diceva: fermati, stop, la tua vita sta andando alla deriva. Quindi probabilmente Gesù ne faceva anche lui un uso, un linguaggio comune al tempo in cui viviamo. Non so se posso continuare oppure c'è qualche domanda, fratello Michele.
Sì, Sandro, ti ascoltavamo con interesse, ma soprattutto abbiamo notato qualche piccolo problema di linea, ma sei rimasto comunque concentrato e siamo riusciti a seguire. Beh, io in realtà volevo chiederti, voi vi costituite in questi gruppi che vanno nelle piazze, quindi in un modo un po' più operativo. Sandro, ma come si compone un gruppo di Stiamo lavorando per Gesù? E soprattutto come vi coordinate tra voi? Cioè, sostanzialmente, cosa fate per attirare? Abbiamo già abbondantemente conosciuto, ce l'hai anche già detto, però scendendo più nello specifico, perché si sta chiedendo, ci sono degli amici che lo stanno facendo, dice sì, ma in sostanza noi siamo abituati a fare l'evangelizzazione con la chitarra, col piano, culto all'aperto, le sedie, mo questi con la maglietta nera e questo logo in petto, che fanno? Ecco. Ok, allora cercare un po' per non farvi perdere dei passaggi importanti. Allora, noi scendiamo per le piazze, ok? E in modo improvvisato, senza avvisare i giovani locali nelle piazze, ci presentiamo con un progetto innovativo che sarebbe la segnaletica stradale. E omaggiamo questo opuscolo, che è un opuscolo di 4 ante, dove su questo opuscolo ci sono circa 53 segnali. Per ogni segnale c'è un verso biblico correlato al segnale. E noi chiediamo ai ragazzi, dicendo: ragazzi, c'è un nuovo progetto in questa città. E una delle prime cose che diciamo loro è che c'è una via d'uscita da ogni tipo di dipendenza e che il vero sballo è essere lucidi. Quindi da questo noi chiediamo a loro di aprire l'opuscolo che gli omaggiamo. Loro stessi vedranno su questo opuscolo dei segnali stradali e gli chiediamo: scegli un segnale. E nel momento in cui il cimento sceglieranno un segnale, gli chiediamo: mi leggi cosa c'è scritto sotto al segnale? E loro inizieranno a leggere il verso biblico correlato al segnale. E in quel momento portiamo quel giovane, quel gruppo di adolescenti e di persone che sono lì nella piazza, a leggere già la parola di Dio, ma non la leggerò io, ma saranno loro a leggerla. Ok? Quindi inizieranno a leggere un verso di applicazione lì sul posto, e da quell'applicazione parleremo insieme a loro di quello che tratta questo segnale nel codice della strada, quindi facciamo promozione del codice della strada e poi inizieremo a spiegare loro che c'è un messaggio che va al di là del semplice segnale d'incrocio o del semaforo o della via d'uscita o delle strisce pedonali, e lì creiamo dei momenti di relazione con loro. E dopo l'applicazione tutti i ragazzi ci chiedono e ci fanno tante domande, chiedendoci di cosa Dio è disposto a fare nella loro vita. Chiediamo loro di pregare e al 90% tutti sono desiderosi che noi preghiamo per loro. È un progetto d'impatto dove spesso siamo accompagnati anche da una chitarra, da alcuni canti, da un momento anche di testimonianza personale da parte di collaboratori, e scendiamo in squadre, 15-20, dove ci fermiamo e ci presentiamo come un progetto nascente nella loro città. E quando i ragazzi ascoltano che in realtà c'è una via d'uscita da ogni tipo di dipendenza, già questo per loro diventa un motivo di riflettere, di essere in attenzione, perché oggi quale giovane non è in una dipendenza? C'è gioco d'azzardo, droghe, cibo, sesso, alcol e tant'altro ancora. Noi ci rendiamo conto che questo messaggio, che c'è una via d'uscita, già creiamo una certa speranza nel cuore di questi ragazzi, perché tanti pensano che nel loro problema, nella loro dipendenza, in realtà non c'è una via d'uscita. Quindi il nostro obiettivo è portarli al codice della strada, ma portarli immediatamente alla parola di Dio, perché crediamo che più che leggerla io la parola, quando saranno loro a leggerla, inizierà di Dio in una maniera straordinaria a portare il primo beneficio di speranza
di compungere il cuore di quei giovani e a farsi loro stessi delle domande. Perché? Che sono in questo tema? Qual è la mia via d'uscita? Qual è lo scopo con cui io oggi possa avere la possibilità di uscire da questa strada e imboccarne un'altra? Quindi questo linguaggio è innovativo e d'impatto, stimola anche la curiosità. In today's economy, cash flow is tight and families are held captive to high interest rate credit card debt. What people don't realize is how they structure their current mortgage can significantly reduce these problems. At Churchill Mortgage, you'll get a free analysis and learn how to eliminate credit card interest rates, lower bills, and start taking control of your budget. Get started at churchillmortgage.com. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. And MLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. The holidays start here at Baker's with a variety of options to celebrate traditions old and new. You could do a classic herb roasted turkey or spice it up and make turkey tacos. Serve up a go-to shrimp cocktail or use Simple Truth wild-caught shrimp for your first Cajun risotto. Make creamy mac and cheese or a spinach artichoke fondue from our selection of Murray's cheese. No matter how you shop, Baker's has all the freshest ingredients to embrace all your holiday traditions. Baker's, fresh for everyone. Nella mente, nel cuore di questi giovani. E quando noi apriamo questo opuscolo, i ragazzi restano bloccati, si fermano, si fanno già le prime domande. Ma di cosa si tratta? Tanti dicono: oh, io mi sto prendendo il patentino, la patente. Sì, dimmi, spiegami, ho bisogno di superare il mio esame. E spesso gli chiediamo e diciamo ai giovani che c'è un altro esame da superare, quello con noi stessi, con la nostra vita eterna, con quello di te. E tanti giovani hanno una confusione nella loro mente, perché non hanno uno scopo per cui vivere, non sanno quello che gli aspetta nel loro futuro, hanno paura del loro futuro. Quindi questo progetto li porta a riflettere a 360 gradi. Ci sono tante domande, a volte con piccoli gruppi restiamo per ore, restando lì fermati a rispondere alle loro domande. E quanti giovani abbiamo trovato pelate che nel cuore della notte, a volte a mezzanotte, all'una, alle due, alle tre del mattino, sono lì ad ascoltarci e loro stessi ci chiedono: ma io stavo alla ricerca di Dio, ma pensavo che nel cuore della notte nessuno mi avrebbe mai detto un messaggio del genere. Quindi questo progetto è un progetto forte che incoraggia anche tanti giovani delle chiese che spesso hanno timidezza, che hanno paura di fronteggiare il peccatore. Spesso ci sono giovani che hanno vergogna di portare il messaggio del Vangelo perché spesso non hanno una strategia, non hanno un mezzo nelle loro mani che li aiuta a poter veicolare il messaggio di Dio. E questo opuscolo ti dà la semplificazione di poter presentarti con un messaggio già pronto nelle mani, già impostato. E addirittura per chi desidera c'è la possibilità, attraverso questo opuscolo in senso ordinato, è il primo segnale all'ultimo segnale, è raccontata la parabola del figlio prodigo. Quindi c'è la possibilità di poter raccontare nel giro di un minuto, due minuti, cinque minuti, dipende dal tempo che noi abbiamo e dalla possibilità di avere e di attirare la nostra attenzione sulla nostra generazione attuale, come poter raccontare una storia biblica seguendo la scaletta progressiva dei vari segnali stradali, che uno segue l'altro, ma il fiol prodigo si è trovato in un incrocio, si è trovato in un momento di crisi, si è lasciato trasportare dal vento dei suoi pensieri, ha indossato una maschera, si sentiva invalidante perché nella sua casa lui desiderava fare quello che voleva godersi la vita a modo suo, e pensò che uscendo da una via d'uscita, pensando che l'uscita di emergenza, l'antipanico, si sarebbe liberato dai suoi guai, dai suoi problemi, ma non sapeva che si era fatto carico di problemi che lo avrebbero, e poi lì a seguire
tutti gli altri segnali spiegano vari passaggi dove il fiol prodigo vive, realizza e a un certo punto dal primo segnale all'ultimo segnale che è la croce rappresenta il momento in cui lui ritorna a Cristo, quindi parte da un incrocio e arriva di nuovo a un altro incrocio che è la croce di Cristo, perché si ravvede, come ben conosciamo tutti noi, la parabola del fiol prodigo. E quando la puoi raccontare in una piazza, non può fare altro che attirare un'attenzione particolare da parte dei passanti, che inizieranno a farsi non solo tante domande, ma la loro curiosità li porterà a fermarsi e a riflettere che realmente in questo messaggio di codice della strada in realtà c'è un messaggio ancora più potente, quello che c'è un Dio disposto a salvare e a liberare uomini e donne che sono legati nelle varie accettature. È un progetto semplice d'impatto, credetemi, è un progetto benedetto dal primo giorno che il Signore lo ha messo nel nostro cuore e l'abbiamo costruito, l'abbiamo ampliato. E una cosa meravigliosa è che questo progetto non funziona solo in Italia, ma può funzionare in altri stati, in altre nazioni, perché ovunque in una città c'è un codice della strada. Cosa facciamo? Raccogliamo quel codice della Perù e ne facciamo lo stesso opuscolo collegando versetti biblici a quel tipo di codice della strada. Quindi se noi ci troveremo a Londra, se noi ci troveremo in Danimarca, se noi ci troveremo in Australia, ovunque ci sia un codice della strada, noi utilizziamo i versi biblici, ma utilizziamo il codice della strada, ma è un codice nazionale di quel posto. Ovviamente, come noi l'abbiamo costruito qui in Italia questo progetto, già abbiamo portato regioni d'Italia, ma soprattutto per la nostra missione da alcuni anni lì in Perù, dove abbiamo costruito questo opuscolo un po' leggermente più piccolo, ma sempre con due ante, quattro ante, con gli stessi quasi simili segnali ma con immagini differenti, ma accompagnati nella stessa maniera da versi biblici correlati al segnale locale. Quindi la strategia non è nulla di che. Ciò che non deve mancare all'interno del nostro progetto e di cui noi lo difendiamo fortemente è il messaggio della parola di Dio, perché quel messaggio che caratterizza il tocco nel cuore di un giovane che è per le strade della propria città, sta vagabondando senza una meta, senza un supporto, senza essere incoraggiato, e noi gli diamo dei punti cardini, gli diamo dei punti di riferimento. Ovviamente se si parla di bambini abbiamo una segnaletica stradale, ma con delle frasi che sono adattate a un progetto un po' più per bambini. Abbiamo dei puppets dove raccontiamo delle storie, ma utilizziamo sempre la segnaletica per cercare di fermare l'attenzione dei bambini, come quello per i giovani, per gli adolescenti, per le famiglie. Ma l'importante è non spostare il nostro obiettivo da quello che è il messaggio fondamentale della parola di Dio. Quindi spero di essere chiaro. Grazie Sandro, infatti hai anche già parlato del Perù ed è stato hai anticipato un po' quello che volevamo chiederti. Sì. Giusto qualche addicio. Sì. Io vorrei chiederti in questo momento quali sono i progetti in essere del vostro team, quindi le chiese, i gruppi, le città che vorrebbero contattarvi, con quali progetti, con quali strumenti entrerebbero in contatto contattando con voi, e soprattutto quali sono i progetti futuri, se ci avete delle idee, in questo momento state realizzando delle cose. Prego. Allora, il nostro progetto da sempre con le chiese, per le chiese, e questo progetto deve diventare della Chiesa. Non è un progetto dove noi andiamo a metterci il nostro timbro, il nostro marchio e avere controllo. Assolutamente no. Noi
abbiamo in cuore come associazione e come team. All'interno del nostro progetto si occupa un po' di diverse aree che dopo leggermente vi trasferisco. Ma all'interno di questo progetto noi siamo a disposizione delle chiese. È un passaggio forte che voglio fare, è che noi non andiamo a prendere nulla dalle chiese, non andiamo a sfruttare le chiese, ma andiamo a dare qualcosa alle chiese. Infatti questo progetto va a sopperire, a incoraggiare, a sostenere soprattutto le missioni, non perché non abbiamo un interesse per le grandi comunità, assolutamente, ma spesso la chiesa che più è in difficoltà è quella chiesa nascente, quella chiesa che spesso ha pochi giovani all'interno e che spesso ha difficoltà di relazionarsi con la città locale. Il nostro desiderio, ma che già svolgiamo da circa 5-6 anni, quello di visitare città, andiamo in quella città, raggiungere quelle chiese che desiderano darci un supporto locale e poterci dare anche dei contatti, perché quando noi raggiungiamo una città, come diversi mesi fa siamo stati nella città di Palermo, abbiamo contattato qualche chiesa locale, abbiamo detto saremo nella vostra città, faremo delle attività evangelistiche, la sera usciremo o omaggeremo degli opuscoli. Se a voi fa piacere, ma non solo di conoscere il progetto, ma di essere voi, potervi dare dei contatti locali di coloro che sono lì sulla piazza, passarli a voi, poter essere voi anche dei testimoni insieme a noi, e quei giorni che sono stati lì a Palermo, come sono stati in altre città d'Italia, sono stati giorni di benedizione per la nostra missione, ma non ci siamo portati nelle nostre città le anime raggiunte, ma le abbiamo passate alle chiese locali. Abbiamo preso tanti contatti, la passata in un altro anno hanno instaurato un piccolo già rapporto di amicizia. Poi abbiamo svolto delle attività nelle chiese incoraggiando i giovani a come usare la segnaletica stradale, come usare questo piccolo opuscolo semplice ma d'impatto, come poter usare i segnali stradali, sia questi piccoli ma anche quelli a grandezza naturale che potete notare dietro di me, e sono dei cartelli 30-30 come formato e sono molto visibili per le strade. Ci prepariamo per fare una foto di gruppo, le persone passano, ci vedono, si fanno delle domande, ci chiedono cosa state facendo, di cosa si tratta. Già quello è il primo momento per iniziare ad evangelizzare. Quindi il nostro progetto, come dicevo, è con le chiese. Non siamo da soli e non vogliamo venire da soli e non vogliamo fare le cose da soli, ma lo vogliamo fare con le chiese, sfruttando le chiese, perché sappiamo e abbiamo visto in tutti questi anni quante chiese hanno benedetto il nostro progetto e l'hanno fatto in tanti modi. Noi abbiamo dato, sempre abbiamo dato e vogliamo continuare a dare, e quello che Dio ci dona noi lo offriamo in una maniera generosa. Quante volte abbiamo dato materiale evangelistico, perché questo serve non solo per l'avanzamento del regno, ma per supportare soprattutto le piccole missioni e le piccole chiese che stanno avanzando nella loro attività ecclesiastica locale. E poi della chiesa, perché il nostro desiderio non è solo ritornarci come team volta per volta, ma che la chiesa locale possa creare il proprio team locale e possa lavorare in piena autonomia. Non c'è controllo da parte nostra, ma l'unica cosa che noi chiediamo è che chi lavora con questo metodo possa avere una vita etica, morale e soprattutto possa essere, ok? Questo progetto si muove in tutte quelle chiese sane, anche di diverse denominazioni, ma che hanno come unico obiettivo portare avanti l'evangelizzazione a livello nazionale, locale, regionale. Quindi questo è il nostro unico obiettivo. Noi preghiamo per quei
cantieri aperti, così un po' come li chiamiamo, cantieri dove giovani decidono ogni settimana di fare un'uscita anche di 2 ore e a volte 5 ore, perché si creano dei momenti veramente straordinari. E ciò che abbiamo notato che i primi che ricevono benedizione sono i giovani locali della Chiesa, perché ricevono nelle loro mani un metodo facile per poter approcciare al giovane passante o al giovane che si trova nella scuola o gli amici di scuola o gli amici della palestra. Ovunque c'è aggregazione di giovani, non degli autobus, nelle metropolitane o all'interno di una piazza magari che ci sono degli incontri di giovani che si fermano e noi andiamo fin lì, andiamo a raggiungerli, andiamo a presentare questo progetto e lo facciamo con tanta educazione, lo facciamo con rispetto, non pretendiamo che loro ci ascoltano, ma vi assicuro per esperienza personale, dopo tanti anni, appena regaliamo questo piccolo, ho la loro prima domanda: ma di cosa parlate? E quando ci chiedono questo, si apre un mondo nuovo, straordinario, perché appena il nostro opuscolo si apre, la loro attenzione cade in una maniera veloce e loro iniziano a vedere che c'è un linguaggio che a loro è già conosciuto, perché ogni giovane, ogni ragazzo conosce già il codice della strada, ma la loro curiosità è sapere perché. Sappiamo che c'è un codice e attraverso questo codice noi non che gli riveliamo, ma gli presentiamo che in realtà c'è un codice che va al di là del codice stesso della vita, del rispetto delle regole stradali, che vanno a tutelare non solo la nostra vita per evitare di compiere e di fare incidenti, quindi la nostra incolumità, ma ne vale anche la vita degli altri. E quante volte abbiamo e sappiamo e veniamo a conoscenza di centinaia e milioni di incidenti stradali. Sapete, sul nostro opuscolo alla fine c'è un codice QR e spesso fermiamo i ragazzi per strada e gli chiediamo: aspetta, c'ho un messaggio per te, apri il tuo cellulare, apri questo codice QR e qui c'è un breve messaggio. Lo aprono e c'è un video che spiega cosa accade sulle strade delle nostre città e quelli che sono i vari incidenti stradali. Ed è un video molto forte, un video d'impatto che li porta sul valore della loro vita. E già qui stiamo parlando di religione, ma stiamo parlando del valore della loro vita. Poi da lì, dopo che abbiamo parlato del valore della vita, gli parliamo del loro valore della loro vita spirituale. Quindi non parliamo di religione ai ragazzi, ma parliamo di relazione, che c'è la possibilità di avere una relazione con Dio diretta, leale, sincera, forte, dove loro sanno che sono un messaggio di relazione intima col proprio Signore, col proprio Gesù, di cui non è un Gesù lontano, ma è un Gesù vicino a quanti sono disposti a crederlo e lo possono trovare. Perché no? Attraverso anche la segnaletica stradale. Che bello, non vediamo l'ora di contattarti, Sandro, e di prendere contatti con voi per portarvi su nelle piazze delle nostre città per continuare, anche perché no, a raggiungere proprio i ragazzi, i giovani, facevi riferimento al popolo della notte, della sera. Bene, io darei in questo preciso momento lo spazio, ecco, aprirei lo spazio della predicazione della parola, ti affiderei, abbiamo 10 minuti di tempo, 10-12 minuti di tempo, in cui ti chiederei, come usiamo sempre fare, Sandro, carissimo Sandro, vogliamo lasciare i nostri amici che ci hanno seguito proprio con una meditazione della parola. Quindi a te la linea e grazie. Volevo un attimo chiudere un po' la parentesi un po' del progetto. So che il tempo veramente scorre veloce, ma
erano tante le cose da dover parlare, soprattutto anche del progetto che abbiamo nella missione del Perù, attività che svolgiamo con i bambini, con varie dinamiche che scattano nella nostra società, ma soprattutto in quelle zone particolari del Perù, dove nel nostro progetto, come la prevenzione ai suicidi, la missione in Perù, sosteniamo famiglie che si trovano in diversi disagi, come la nostra associazione sostiene una famiglia missionaria lì in Perù, dove particolarmente nella zona del Perù, del Braim, che è una zona particolarmente colpita da tante difficoltà, dove lì c'è il commercio della droga. Pensate che il Perù, dopo la Colombia, è il secondo produttore nella regione del Braim, dove si concentra la maggior parte di produzione di coca, e qui i narcotrafficanti hanno creato una fusione di forze con i terroristi, e loro usano proprio queste sostanze proprio per tirare un forzato da parte dei nativi del posto, dove approfittano delle condizioni estreme di povertà per coltivare nelle loro piantagioni la coca. E tante famiglie, anche credenti che conoscono la grazia di Dio in quei luoghi, a volte stretti a dover coltivare la coca, e chiudono dandogli anche delle basse paghe per sfruttare la loro vita, per i loro interessi economici. E quelle sostanze arrivano in tutto il mondo, quindi senza risorse economiche prendono i loro figli e addirittura anche li vendono, prostituendoli. E questo fenomeno è noto come la prostituzione infantile, ma oltre questo sappiamo che queste piantagioni, a Dio piacendo, da alcuni anni ci stiamo lavorando per trasformarle da poca in piantagioni di cacao. Infatti abbiamo anche contattato un pastore locale che porta avanti un progetto di trasformazione di cioccolata, quindi trasformano quelle piantagioni e ne coltivano cioccolata. Infatti abbiamo anche delle barrette nostre, delle scatole, che in questo momento mi sfugge un attimo di mano. Ah, eccole. Queste barrette in pratica hanno un verso biblico scritto: io posso ogni cosa. Sono arrivate direttamente dal Perù alcuni anni fa, e altre ancora stiamo pregando affinché questo progetto si allarghi. Ringraziamo Dio, questo è un progetto evangelistico, non è un progetto per golosi, ma un progetto evangelistico, perché in quelle piantagioni noi portiamo il messaggio del Vangelo. Amen. E voglio adesso passare velocemente al messaggio biblico, che sarà veramente concentrato, veramente sarò veloce. E in Luca 11 al versetto è scritto: se uno di voi va da un amico e vai da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, e se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmeli per darteli, io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà, gli darà tutti i pani che gli occorrono. Adesso chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Amen. Sarò velocissimo in questo messaggio. Avevo davanti a me un po' la scena di tre pani, tre amici, la mezzanotte, il viaggiatore, un prestito, il fastidio, la porta chiusa, i bambini che dormono e non posso alzarmi. Riflettevo su questo messaggio, è un messaggio che ha colpito in un modo particolare la vita, perché vedevo la scena di una chiesa in prima linea, una chiesa che si trova nel bel cuore della mezzanotte, e credo che anche noi stiamo vivendo la mezzanotte, ma la mezzanotte di questo mondo è una mezzanotte atroce, dove c'è un mondo che grida, dove c'è un mondo che spesso prega in una maniera nascosta e prega al proprio Dio. E quante volte abbiamo sentito persone che hanno detto: non ce la faccio più, nel cuore della notte
pregando a Dio, che Dio dove sei? Uno degli amici di Dio, che sono peccatori che sono intorno a noi. C'è una generazione chiamata gli amici di Dio. Perdonatemi, ho voluto un attimo fantasticare su questi passaggi, vedere una generazione che è chiamata un po' la generazione degli amici di Dio, amici che gridano, amici che chiedono aiuto, amici che sono travagliati, sono stanchi, afflitti, sono angosciati, sono affamati, vivono nelle difficoltà più estreme e gridano al proprio Dio. Ma questo Dio, questo Gesù, che ascolta il grido di questo mondo, che ascolta il grido di questa generazione. E sapete Gesù cosa fa? Viene a bussare la porta della nostra chiesa, la porta del nostro ministero, e viene a chiederci, nel cuore della mezzanotte, ci viene a chiedere dei pani, tre pani, ci viene a chiedere dei pani, qualcosa da dar da mangiare a questa generazione affamata, che viene da un viaggio di Dione, che sta percorrendo questa vita e sta vivendo nel vero senso, nel viaggio della disperazione, come nel viaggio della loro salvezza, e chissà quanti lo raggiungono. E noi sappiamo che tanti in questo viaggio non lo raggiungono in una maniera felice. E noi siamo chiamati ad essere svegli, soprattutto nel cuore della mezzanotte. E ci sono degli amici di Gesù che sono gli stessi amici nostri, che noi li dovremmo raggiungere, li dovremmo contattare, li dobbiamo fermare per strada. Non a caso il nostro progetto sposa appieno questo testo. Della mezzanotte noi siamo chiamati ad alzarci, e come chiesa voglio fare un appello alle chiese, non solo nostre, ma le chiese italiane in sé, ad essere quella chiesa pronta a poter dare quel pane della parola a quanti intorno a noi vengono a bussare la porta a mezzanotte, nel momento più difficile della loro vita. E noi siamo chiamati a dare quel pane, siamo chiamati a dare la parola di Dio, siamo chiamati a trasferire loro tutto il messaggio che le va a poter raggiungere questa generazione. Ma spesso, ahimè, la Chiesa risponde quasi infastidita. Come? A quest'ora di notte i miei bambini dormono, non posso alzarmi. E a volte, ahimè, vediamo Sandro bloccato nella connessione, speriamo riesca. Il viaggio della parola di Dio. Ecco, adesso. Che è pronto. Sei stato per qualche secondo bloccato, prego. Ah, ok, perdonatemi. Questo messaggio. C'è una connessione abbastanza scarsa, infatti continua a bloccarsi. Probabilmente il caso di chiudere. Sì, chiudiamo. Bene, noi vi ringraziamo, grazie per averci seguito. È stato bello perché abbiamo scoperto un modo diverso di evangelizzare per le strade e avere anche, come stavamo appunto ascoltando dalla parola, questo bisogno di portare l'Evangelo, bisogno nostro di portare l'Evangelo a coloro che hanno bisogno dell'Evangelo. Questo è meraviglioso perché scoprire tutto quanto il valore funzionale dell'Evangelo di Cristo, della sua opera espiatrice nella nostra vita, ci consente anche di testimoniare al mondo intero la soluzione per antonomasia a tutti i problemi. È qualcosa che diciamo spesso, ma quello che state ascoltando e avete ascoltato anche dal carissimo pastore Sandro è quanto appunto testimoniamo andando per le strade. Andando per le strade per fare nuovi discepoli. Noi vogliamo ringraziarvi per averci seguito in questo giorno, vi diamo appuntamento, è anche terminato il nostro tempo, quindi vogliamo approfittare per darvi appuntamento a domani. Vi ricordo che domani è venerdì e abbiamo l'appuntamento con l'ombra di Yeshua nelle festività ebraiche. Domani avremo una puntata straordinaria che vi consiglio di seguire, perché il nostro pastore Michael ci parlerà delle festività ebraiche
e quanto c'è di Yeshua all'interno di queste festività. Vi do appuntamento a domani, a Dio piacendo, con questa nuova diretta di Review. Intanto vogliate ricevere il nostro più caloroso abbraccio e saluto dalla redazione di Review. A domani, Dio piacendo. Pace, Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.